siete ripartiti a correre e praticamente siete passati su un campo di una squadra che fino ad ora qui era imbattuta. Sì, è stata una partita molto difficile, maschia, il campo era pesante. Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, il secondo tempo è stato molto più equilibrato, dove loro si sono rifatti sotto giustamente, perché secondo me era buona squadra, però i ragazzi sono stati bravi, molto bravi a tenere botta e poi a cercare alla fine anche di fare il terzo. Non siamo riusciti, ma va bene così. Forse questa è una pecca che uno può trovare a questo San Sepolcro, è mancata la cattiveria per non arrivare al 90° per soffrire. Sì, se andiamo a vedere tutto, sì, sicuramente ci sono tante componenti, no? Però sono contento perché sono raggruppati, si sono sacrificati tutti, gli attaccanti hanno fatto i difensori, è stato un momento in cui la partita era molto molto difficile, perché loro hanno fatto 2-1 dopo 7 minuti del secondo tempo, quindi sono contento. Se siamo più cinici probabilmente soffriamo meno, però si vede che dobbiamo soffrire. Senta, mister, dica la verità, ma dove volete arrivare? Oggi Boldrini era in panchina, l'ultimo arrivato e poi rientrerà il Sussì. Dica la verità, è presto, ma ci incominciate a credere all'alta classifica, ai playoff, lo dica lei. Noi siamo partiti con un obiettivo ben preciso che è la salvezza più tranquilla possibile e la valorizzazione dei nostri giovani, perché sono tutti del settore giovanile nostro, tutti i ragazzi del 94, 93, Che 2 anni 95, fa hanno vinto il titolo italiano. sì, che sono, secondo me sono un serbatoio molto molto importante. E la prima cosa che dobbiamo fare è mantenere l'obiettivo che ci siamo prefissati, perché prima di cambiare obiettivo bisogna raggiungere uno, è quello che dobbiamo fare, poi vedremo. Tutte dietro, 5 giocatori, 5-3-2, tutti dietro, e quindi anche per gli attaccanti diventa difficile. Solo magari cercando di andare in vantaggio poi riesci ad uscire fuori, però noi abbiamo cercato di giocare il più possibile, l'avevamo preparata così, poi non è stato questo, però insomma. Ripeto, su alcuni aspetti noi dobbiamo per forza migliorare, ma questo l'avevo detto in precedenza, lo ridico adesso, ma senza nessun tipo di problema, ma soprattutto convinto che comunque anche in 10 ho visto una Lucchese che ha aggredito la metà campo, secondo me doveva essere il contrario, insomma, però ho visto una Lucchese che mi sembra fino a che l'arbitro non ha fischiato era nell'area di rigore della Bagnolese, quindi questo è un aspetto importante di lettura. Tossa all'arbitro, ti ha espulso, cos'è successo? Ma sono andato solo a dirgli che non mi sembrava rigore, ma in maniera educata, non ho nemmeno alzato la voce, quindi mi è sembrata vabbè, ma è una cosa di poco conto. Parliamo appunto di questa sconfitta, cos'è mancato oggi al tuo borgo? Non giochiamo, commettiamo errori e quindi niente, io sono abbastanza reale e quindi quando uno fa male il suo lavoro è giusto anche che si possa aspettare delle decisioni da parte della società, perché in questo momento mi rendo conto che sto svolgendo male il mio lavoro, perché non sto dando delle idee, non sto dando degli input giusti. Perché se i risultati sono questi del campo, quindi niente, guarderemo cosa ora verrà fuori. Niente da eccepire, molte occasioni. Sì, oggi è stata una partita dove secondo me nel primo tempo abbiamo speso molto per cercare di farla nostra e la quantità di occasioni è stata cioè veramente tante occasioni, veramente 13 calci d'angolo sono state una quantità industriale. E poi in senso generale sì, qualcosina ancora dobbiamo fare di più, però il collettivo ha risposto alla brutta partita, al brutto secondo tempo di domenica. Quello è stato un brutto secondo tempo che non si dovrà mai più ripetere, per il quale ci siamo onestamente veramente molto arrabbiati. Perché deve essere così, la Pistoiese deve pensare a fare prestazioni minimo come queste. Ecco, se ci rapportiamo alle partite fuori casa e in casa che certamente non possono essere uguali, soprattutto per il tipo di campo su cui si viene a giocare, ecco, però rispetto alla precedente partita in casa abbiamo visto la squadra ripartire molto meglio, giocare più in velocità, anche verticalizzare, quindi vuol dire che questo, al di là del risultato, siamo sulla strada buona, Leonardo. Sì,
Sì, io credo che nel secondo tempo di... Io allora, il primo tempo di domenica noi abbiamo fatto 10 minuti che sembravamo una grande squadra, nel senso a livello anche di gioco subito gol, noi facciamo sempre gol davanti al portiere, cioè no, difficile che noi possiamo fare un gol da fuori, un errore, una svista. Dopodiché siamo arretrati e non dobbiamo farlo. Oggi la cosa che mi fa piacere che i ragazzi hanno avuto diverse occasioni, magari anche nel primo tempo, un po' di tensione di troppo che non devono avere, perché noi dobbiamo giocare per la pistoiese con un carattere, una dimensione diversa. Oggi è solamente l'inizio di quello che deve essere un ritorno, essere molto più ventosi, dinamici e vincenti. Grande secondo tempo, siete un passo dal pareggio, ma dov'è l'involuzione o l'evoluzione tra la prima e la seconda parte? Ma un primo tempo che comunque non avevamo approcciato male, poi purtroppo è un po' di domeniche che sono errori che, di distrazione più che altro, che ci costano parecchio, quindi andare sotto di due gol contro San Sepolcro non era facile rimettere la partita. Devo dire però che nel secondo tempo la squadra ha finalmente esercitato una grande pressione, abbiamo trovato il gol, abbiamo messo il San Sepolcro ai paletti, abbiamo avuto anche la sfortuna anche perché in un paio di occasioni purtroppo il portiere si è trovato una palla rimpallata, un'altra volta un altro giocatore si è trovato tra la porta e il nostro giocatore che calciava, quindi devo dire che se noi approcciassimo bene, con attenzione, i primi tempi come facciamo i secondi, molto probabilmente non eravamo a 9 punti in classifica. Come si esce da questa situazione? Approcciando bene anche la prima parte? Io credo sì, che il lavoro in settimana dovrà essere anche molto orientato sull'aspetto mentale, perché la squadra soffre un po' di amnesie, di uscite dalla partita e di rientri nella partita stessa, quindi c'è un attimino da focalizzare questi aspetti e migliorare la continuità del gioco, perché solo attraverso quello penso che troveremo risultati. Allora verrebbe solo da dire che manca solo i risultati per dare tranquillità. I risultati danno tranquillità all'ambiente, è ovvio che anche oggi anche il natore del San Sepolcro ha detto che è stata una partita che loro l'hanno sofferta per vincerla, e se c'è così tanti punti di distanza tra noi e il San Sepolcro, o noi non siamo da 9 punti o loro non sono da 27, ecco, e questo forse sarà una via di mezzo.